Bentrovati per l'edizione del pomeriggio del nostro telegiornale. In primo piano i cambiamenti alla circolazione sulla circonvallazione alla città di Lucca. Via un semaforo, arriva una rotatoria, cioè è già arrivata. L'obiettivo è quello di fluidificare il traffico su un importante snodo della circonvallazione cittadina. Per questo, dopo gli studi e i passaggi burocratici, è stato spento il semaforo all'incrocio davanti Porta San Jacopo ed è stata realizzata una rotonda alla francese sotto le mura. Il progetto definitivo era stato approvato dal Comune di Lucca nell'aprile scorso e l'intervento, almeno nella sua prima forma sperimentale con spartitraffico in plastica, è stato definito pochi giorni fa. L'incrocio di Porta San Jacopo unisce via Jacopo della Quercia, viale Marti e l'accesso al centro storico in piazza Varanini. L'importo dei lavori è di 150.000 euro e prevede per la fine dell'estate la realizzazione di una rotatoria con aiuola verde centrale leggermente spostata a sud rispetto al centro dell'incrocio, sparti traffico rilevati e due percorsi protetti con aiuole verdi all'imbocco di via Jacopo della Quercia. L'opera, attesa per chi frequenta la zona nord della città e soprattutto perché da questo incrocio della circonvallazione passa tutto il transito veicolare verso il Brennero e verso i parcheggi di Via delle Tagliate. Andiamo sul sito noitv.it per gli ultimi aggiornamenti e partiamo dalla nostra apertura. Il lavoro ritrova slancio, 8.000 assunzioni nelle imprese lucchesi da qui a settembre. Queste le notizie che arrivano dal mercato del lavoro della provincia di Lucca, che ritrova nuovo slancio. Le imprese lucchesi interessate sono quelle del settore industriale e dei servizi e in questo trimestre dovrebbero avere davvero una buona spinta grazie anche alla ripresa economica. E sempre per quanto riguarda il sito di Noi TV, una notizia di cronaca che arriva da Torre del Lago in Versilia: un daino si è scontrato con un'auto medica, spettacolare incidente stradale alle 4 di notte sul viale dei Tigli per un daino che ha improvvisamente attraversato la strada ed è stato investito da un'auto medica del 118 che si stava dirigendo in un campeggio per un intervento. Torniamo adesso ai festeggiamenti per la vittoria dei campionati europei da parte della nazionale azzurra. La gioia azzurra è esplosa ovunque nella lunga notte europea. Da Lucca alla Versilia, passando per i centri della Valle del Serchio, tifosi di ogni età si sono riversati in strade e nelle piazze per festeggiare la vittoria agli europei della nazionale del CT Roberto Mancini. Una gioia incontenibile, condivisa in tutta Italia, che per una notte ha dimenticato tuttavia le restrizioni anti-Covid, le distanze e le mascherine quasi sempre assenti. La rinuncia, decisa quasi ovunque, ai maxi schermi in piazza per seguire il match fra Italia e Inghilterra, come da previsione, non ha potuto frenare la voglia di festeggiare e di conseguenza le reste di persone accalcate fino a tardanotte. Lucca si è subito colorata con il ritrovo maggiore della folla all'interno di Porta San Pietro e in circonvallazione tra fumogeni, tricolori e cori da stadio, ma la festa ha animato tutta la città in ogni suo angolo. In Versilia, affollata di turisti, il lungomare è rimasto semi-paralizzato per ore, da Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta fino a Piazza Mazzini, a Viareggio, dove per tradizione si concentrano i festeggiamenti fra caroselli e fuochi d'artificio e dove non sono mancati gli eccessi, come i tifosi saliti sui preziosi obelischi monumentale di Parkinson e le fioriture, appena messe a nuovo nelle aiuole, andate completamente distrutte. Una vittoria che profuma, seppur da lontano, di Versilia. 18 i convocati azzurri agli europei passati dal torneo di Viareggio, come ricorda oggi il sindaco Giorgio Del Ghingaro, mentre il sindaco Bruno Mursi si prepara a festeggiare ufficialmente il ritorno di Chicco Evani, vice allenatore della nazionale, residente da anni insieme alla famiglia al Forte, dove allena il Milan Junior Camp, così come l'altro neocampione di casa al Forte, Federico Chiesa, presenza fissa col padre Enrico. Ma un primo tributo agli eroi di Wembley è già arrivato dalla spiaggia della Versilia. Chi si prepara davvero a festeggiare un campione in casa è il borgo di Ghivizzano a Coreglia Antelminelli, che aspetta il ritorno del suo Giovanni Di Lorenzo, maglia azzurra numero 2, partito dai campi da calcio della Valle e arrivato sul tetto d'Europa. In Versilia buone notizie per il mare di Forte dei Marmi.
Vi facciamo vedere qualche immagine perché finalmente è ritornata la bandiera blu anche per quanto riguarda le acque della nostra Versilia, in particolare le acque di fronte a Forte dei Marmi. Questa mattina la cerimonia di consegna e l'alza bandiera, finalmente il nostro mare torna ad essere pulito. Adesso parliamo di contagi. Oggi il numero dei contagiati da coronavirus è stabile rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono 65 in Toscana, con un'età media di 32 anni. 72 le persone ricoverate, 8 in meno rispetto a ieri. 15 sono purtroppo in terapia intensiva, con un aumento di una unità. C'è stato un decesso per coronavirus. Nella provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 7. E a proposito di coronavirus, nei giorni scorsi il virologo Crisanti era ospite a Lucca di un importante festival dedicato ai disturbi mentali. Si è conclusa con la consegna di un riconoscimento alla carriera al professor Andrea Crisanti, il festival Lucca in mente, una 4 giorni dedicata al tema della salute mentale, con dibattiti, incontri e anche riflessioni, particolarmente in questo anno in cui la pandemia ci ha messo di fronte alle nostre fragilità anche da questo punto di vista. 4 giorni di incontri con numerosi ospiti e anche un progetto speciale che Fondazione BRF Onlus ha organizzato con il Provveditorato agli Studi di Lucca. Si tratta di un concorso destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Lucca, che hanno attivamente partecipato con disegni e racconti brevi raccontando le emozioni primarie in tempo di Covid. E proprio questa è l'occasione giusta, secondo me, questa della pandemia, per poter mettere in luce come chiunque di noi, proprio a seguito di uno stress gravissimo come è stato quello della pandemia, può avere dei disturbi, anche disturbi minori, e come questi facciano parte della nostra vita, della nostra attività mentale di tutti i giorni. È indispensabile parlarne di questo. Probabilmente la pandemia ci riserverà anche delle sorprese, buone o cattive, ma più facilmente cattive nel tempo, per il coinvolgimento del cervello. È un'occasione di maturazione, di presa di coscienza, di aumento della consapevolezza della nostra limitatezza, ma anche soprattutto della vicinanza che dobbiamo avere ai disturbi mentali. Ma io penso che in questo momento è caratterizzata fondamentalmente la situazione da 3 fattori. La prima, la percentuale di persone che si vaccinano. La seconda, la durata della vaccinazione. E la terza è la possibilità che emergano varianti ad alta trasmissibilità e resistenti al vaccino. Diciamo, sono questi 3 i fattori che determineranno se questo inverno avremo un problema o no. A Fabbriche di Vallico sono spariti i bidoni per la raccolta dei rifiuti. In questi spazi c'erano i bidoni per la raccolta dei rifiuti del paese di Fabbriche di Vallico. Da sabato i contenitori sono spariti e i cittadini si sono trovati a non saper dove depositare i propri residui domestici. Un disagio concreto, tanto che in queste ore i sacchi sono stati lasciati per protesta davanti alla sede del municipio. In paese sono circa 200 le persone che non usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta di Ascit e quindi c'è bisogno di una soluzione per conferire rifiuti. La richiesta è quella di risolvere il problema che sta creando difficoltà alla popolazione. Sabato mattina chi è venuto giù a portare l'immondizia, visto che la maggior parte del paese non è servito dal porta a porta, è arrivato dove c'erano i bidoni non c'erano più. All'improvviso sono spariti, dovevano già sparire a marzo, a maggio, a giugno, però se non altro sapere dove metterlo sporco, visto che il porta a porta non viene fatto. Io oggi l'immondizia l'ho riportata a casa perché i bidoni fuori non sono stati messi e domani spero ci sia, anche perché l'odore poi diventa sgradevole nelle abitazioni d'estate. Qui il disagio è enorme perché proprio per la posizione del nostro paese. Il paese in alto non ha avuto finora nessun servizio in proposito e quindi finché ci sono stati bidoni del passato
andavamo e si mettevano lì. Ora sono stati levati, non si sa più dove, perché il servizio non è stato fatto regolarmente. No. Una delle preoccupazioni è adesso che il perdurare del problema possa portare qualcuno più esasperato ad abbandonare i rifiuti anche lungo le rive delle limpide acque del Turrite Cava. A questo proposito l'amministrazione comunale ha attivato una specifica iniziativa di controllo. E ora gli spettacoli, andiamo in piazza Aldo Moro a Capannori con la simpatia di Michela Giraud. La scoperta di un nuovo amore, la conferma che le madri sono generatori di ansia naturali, la denuncia contro la setta delle curvi. Michela Giraud è tornata sul palco dopo 2 anni di assenza con il monologo La verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Ad ospitarla ed applaudirla, il pubblico dell'area verde di Piazza Aldo Moro a Capannori, dove l'artista romana ha dato voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni. Che calore! Già, volevo fare la battuta, non la posso più fare. Che cos'è questa mosceria? Neanche fossimo a Pisa. No, no, perché mi metto, se si mette male, parla male dei pisani. E dato che siamo a inizio spettacolo, pensate il mio stato d'animo. Il mio stato d'animo è un incrocio tra la Striscia di Gaza e Laura Palmer. Lo spettacolo dell'attrice comica, reduce dal successo di LOL su Amazon Prime, faceva parte del cartellone di Malanotte Sì, manifestazione promossa dal comune di Capannori e organizzata dall'EG Live Motion Group, con serate fino al 30 agosto. La Giraud, regina della stand-up comedy italiana, è tornata finalmente a calcare le scene con un monologo tanto atteso quanto esilarante. Quando c'hai la notorietà, no? C'è uno che fa, ah Michela, ti è cambiata la vita. No, ti cambia la vita se ti svegli e sei un gatto. Grazie al cazzo caghi in una lettiera, ti è cambiata sì la vita, no? Cioè io veramente sono tesissima. Vi assicuro che io è un mese che sono famosa e già voglio fare la fine del John Lennon. Sul palco della Versiliana, la rassegna Musica e Parole è andata a segno con Ivana Spagna. Come apertura di Musica e Parole del 2021, mi sembra che siamo partiti alla grande. Straordinaria performance. Grazie Dario. Da sempre. Grazie a tutti. Ivana Spagna. Grazie. È stata una partita difficilissima quella giocata da Musica e Parole, senz'altro vinta sul piano del talento e della qualità artistica espressa sul palco. La celebre rassegna organizzata da Franca Dini si è aperta domenica sera sul palco della Versiliana. Sì, proprio durante la finalissima degli Europei vinta dall'Italia. Una sfida quasi impossibile, ma la risposta del pubblico super affezionato della kermesse, seppur non numeroso, c'è stata, attirato dal cartellone della serata che ha visto protagonista tutto tondo Ivana Spagna. Condotto dall'impeccabile Dario Salvatori, lo show si è aperto con l'esibizione di Thomas, 21enne di talento, reduce dal successo di Amici, che ha cantato, ballato, suonato, rispolverando anche l'evergreen di Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Poi il palcoscenico è stato tutto di Ivana Spagna, biondissima, Miss All Black, ha subito scaldato la platea con Io penso a te, hit sanremese del 96, passando per l'immancabile Gente come noi e Il cerchio della vita, colonna sonora del Re Leone, che nel 1994, grazie alla chiamata di Elton John, segnò la svolta melodica della cantante veneta, fino ad allora icona della disco music italiana internazionale degli anni 80. Un racconto profondo e sincero della sua carriera, esploso nel finale con le hit che infiammavano le piste da ballo come il tormentone Easy Lady. Prossimo appuntamento con Musica e Parole il 6 di agosto con Rita Pavone e l'opening affidato al giovane Manuel Aspidi. Tutte le serate della rassegna saranno prossimamente trasmesse su Noi TV. Grazie! È tutto per la prima parte del nostro telegiornale. Break e poi la pagina sportiva.